Produttori, più vini, più visitatori e quest'anno anche un giorno in più. Il mercato della Federazione dei Vignaioli Indipendenti, svoltosi come ogni anno alla Fiera di Piacenza, ha chiuso come sempre battendo i record dell'anno precedente. Ma le cifre contano fino a un certo punto, le motivazioni invece sono al centro di certe scelte, come la giornata in più del lunedì. Abbiamo deciso quest'anno di aprire anche al lunedì perché una caratteristica del mercato di Piacenza è sempre che il consumatore, il visitatore può visitare con estrema calma e con grande spazio e questa fiera quindi può parlare con il vignaiolo, perché ricordiamo che qui dietro al banchetto ci sono solo vignaioli, non ci sono commerciali delle aziende ma ci sono i vignaioli, e quindi abbiamo visto l'aumento importante di visitatori dell'anno scorso, quindi abbiamo deciso di aprire il terzo giorno, di aprire anche il lunedì per poter un po' diluire questo pubblico. In un anno di transizione, anche per questioni politiche, vedi il nuovo governo, portare sui tavoli ministeriali le lotte agricole non è semplice, ma la FIVI lo fa da oltre 10 anni. Quello che sta più a cuore a me in questo momento è il dossier salute. Ci siamo resi conto che le norme sanitarie si rifanno a una legge che abbraccia tutti i settori dell'alimentare, mentre nello specifico il vino ha altre problematiche, e soprattutto il vino, la grande forza è che al pH del vino con l'alcol non c'è un solo batterio che possa sopravvivere, quindi certe norme che sono essenziali per altri settori sono inutili per il vino, creano solo disagio senza recare nessun vantaggio, per cui abbiamo una collaborazione molto costruttiva col Ministero per creare un protocollo di norme adattate al vino. Oltre 600 produttori dietro i banchetti, ciascuno con le sue specificità, ma spesso uniti da uno stesso credo nei confronti della Federazione. Il vignaiolo comunque è una filosofia, è un modo di vivere, è una vita proprio, è una vita a tante volte anche di tanti sacrifici, perché comunque ci si trova a raffrontarsi proprio ad avere le mani nella terra, appunto a prendere degli aerei, quindi bisogna essere azienda agricola tutto tondo. Mi sento di condividere parecchie le battaglie che la FIVI va facendo per l'Italia, e poi credo che la figura del vignaiolo sia alla base di una realtà come l'Italia, che dovrebbe valorizzare le lavorazioni artigianali e le produzioni autoctone, i vitigni autoctoni. Oggi essere piccoli è estremamente faticoso, molto più faticoso di un tempo. Per noi la FIVI è un'occasione molto importante, perché ad esempio per situazioni come il mercato dei vini, intanto ci mette insieme e ci dà la possibilità anche di affrontare dei problemi insieme, ma poi diventiamo tutti insieme, i piccoli improvvisamente per un giorno diventiamo grandi. Siamo assolutamente giovanissimi, 10 anni, per passione, forse si inizia per passione, anche un po' per follia, perché non... Poi quando ti trovi dentro vieni travolto da un mare in tempesta, perché le incognite sono tante, perché vino ce n'è tanto, vino buono ce n'è altrettanto tantissimo, devi in realtà dedicarti forse al tuo territorio, crederci e nel tuo piccolo o grande cercare di rispettare la tua terra. Ora che raccontiamo la cronaca di un successo sembra tutto facile, ma agli inizi le diffidenze non mancarono, come ci spiega Mario Poirier. Sicuramente un grande affetto per questa FIVI, anche perché quando è nata ero fra i promotori, ero nel consiglio di amministrazione e con altre 3-4 persone abbiamo avuto questa idea del mercato, che fra l'altro non era condivisa né dal presidente né dal consiglio in totale. Ci hanno chiesto addirittura una fideiussione per far partire questa manifestazione. Abbiamo firmato, l'abbiamo fatta partire e oggi sono entusiasta, contentissimo, perché sta diventando, penso, la più bella fiera in Italia del vino, la più
vera, la più a contatto del viticoltore, dell'uomo che lavora la terra e lavora in cantina. Per cui secondo me è una cosa meravigliosa, sono molto molto felice di questo. Teresita Pieropani invece evidenzia l'importanza del controllo da effettuare su aziende che fanno richiesta di iscrizione. C'è una rincorsa, molti all'inizio ci hanno snobbato, ci avevano scommesso nulla, convinti che si sarebbe esaurita in pochi anni, vedendo invece la crescita e il successo che abbiamo. E ormai anche i mercati internazionali spesso richiedono vini da milioni, quindi le persone aderenti alla FIVI stanno diventando un valore inserirsi, diciamo, all'interno della federazione e non sempre con i requisiti necessari. La media degli ettari in possesso dei vignaioli FIVI è meno di 10, realtà che devono competere in un mercato invece sempre più grande e ricco di nuovi player. Per far valere la propria filosofia non resta che credere in un altro mercato. Dal punto di vista commerciale le aziende FIVI hanno una grande opportunità, cioè quella di che il logo in etichetta le identifichi e le renda riconoscibili per il consumatore come appartenenti a un gruppo ancora prima di aver assaggiato i loro prodotti, quindi come, diciamo così, un marchio di garanzia. La competizione rispetto ai clienti, secondo me le aziende della FIVI non hanno il mercato davanti, ma dei clienti. Il mercato ce l'ha davanti chi fa milioni e milioni di bottiglie. Il mercato del vino va in direzione di grandi masse, di grandi produttori, di grandi brand. Però per fortuna nostra un 10-15% di mercato, di consumatori, vanno alla ricerca di qualcosa di originale. Ecco la nostra nicchia, il nostro spazio. L'Italia è un po' diversa all'aspetto perché grandi cooperative enormi, grandi commercianti enormi anche loro, lo spazio per noi è poco, è piccolo. Più siamo, più avremo forza per conquistare un mercato mondiale. Tra i soci fondatori Ampelio Bucci torna ogni anno a Piacenza con lo stesso entusiasmo ed è l'amicizia che avverte a rinnovare questo spirito. Mi piacerebbe che restasse così, con questa naturalità, con questa amicizia che è strano c'è fra uno e l'altro. Mentre normalmente nella provincia italiana, qualunque provincia italiana, c'è sempre molta competizione. Qui invece abbiamo messo giustamente ogni azienda non con quelle della sua regione e questa è stata all'inizio un po' una contestazione. No, ma perché non mettiamo tutti i marchi? Perché in questa maniera si fanno amicizie con realtà che producono il vino in altre zone e ugualmente si capisce che non si è da soli e non si è così bravi come ciascuno pensa. In tempi di social ci piace la definizione pensata da Franca Miotti e dedicata al produttore FIVI e al suo vino. Ieri un fotografo importante mi ha detto: il vostro bicchiere di vino è il vostro selfie, quindi non serve che voi facciate un selfie come fa il consumatore finale, basta che voi arrivate col bicchiere di vino, guardando il colore, l'hanno usando questo vino, vedono ugualmente i vostri occhi, le vostre origini.